Buongiorno, ieri abbiamo fatto una bella giornata di silenzio, non stare a dormire tutto il giorno o seduti in zazen tutto il giorno, tutte e due le cose sarebbero bellissime, ma avevamo tante cose comunque da fare, quindi una giornata di silenzio, una di digiuno e oggi riprendiamo l'attività quotidiana. Oggi i consigli di lettura sono sull'arte. L'arte nella pratica dello Zen, ma in generale nel buddismo, è assolutamente molto importante, o forse direi nel buddismo e in particolare nello Zen. Perché? Perché sì, il paradigma è diverso dal solito, non è come l'arte occidentale del 300, del 500, del 600, dove l'artista rappresentava la spiritualità. Nel buddismo, in particolare nello Zen, è la spiritualità che prende forma nell'arte. Quindi è un po' come semplicemente seduti o seduti semplicemente. No? Lo Zen e il buddismo, in alcune scuole, naturalmente non in tutte, ribaltano, no? E rovesciano. Non è l'artista che rappresenta la spiritualità, ma è la spiritualità che viene rappresentata attraverso l'arte. E questo è veramente molto importante, naturalmente, no? Non vi parlerò io dell'arte, anche se anch'io mi sono avvicinato al buddismo grazie proprio all'arte. Ma lascio la parola e i consigli di lettura a Coren, che essendo un artista sicuramente più di me può parlarvi della spiritualità nell'arte. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Metto gli occhiali perché non ci vedo più altro. Allora, grazie di essere qui e grazie al maestro che mi dà la possibilità di poter dire, parlare della mia esperienza. Ecco, mi piace molto questa diretta perché attraverso i libri ovviamente parlerò di quello che è successo, di quello che sta accadendo in me, ma non perché voglio far vedere no, chi sono io, ma questo no. Perché ho visto in internet che molti di noi si stanno dando tanto da fare con le mani, no? Quindi chi fa il pane, chi fa la pizza, chi fa i biscotti, eccetera. E, in me, che mi piace disegnare o dipingere, è nato questo, è rinata, diciamo, un po' questa passione. E in questi giorni ho disegnato e ho dipinto. Ieri in particolare, che era appunto, come diceva il maestro, la giornata del silenzio, ho, diciamo, finito un quadro, no? Che avevo iniziato, che mi ha portato via tanto tempo. Dico portato via perché ha tolto tanto di me, ma mi ha anche lasciato tanto. E quindi insomma, sono grata a quello che è successo. E, attraverso la pratica poi ho letto in questi giorni alcuni libri che mi hanno riportato all'esperienza che sto facendo. E uno di questi si chiama Shitao, discorsi sulla pittura del monaco Zuccamara, a cura di Marcello Ghilardi, prefazione di Gian Giorgio Pascolotto. Questo lo considero un libro molto prezioso perché per chi pratica pittura e qualsiasi pratica si può veramente ritrovare, soprattutto ovviamente nella pittura e in quello che è la pratica anche del monaco. Molti maestri erano anche calligrafi, quindi pittori. Shitao lo era un monaco ed era anche un pittore. Shitao appunto
ha diversi pseudonimi, Shitao è uno di quelli che diciamo più famoso, poi c'è un altro nome che poi leggerò in cinese, anche se comunque la traduzione dell'altro pseudonimo è Zuccamara, e poi ne ha un altro ancora come, diciamo, monaco buddista. È uno dei più importanti pittori, scusate, e teorici, e lui era di sangue reale. E a causa del cambiamento di dinastia, lui fu portato in un monastero buddista per salvarsi, ed era ancora molto piccolo. E da lì poi iniziò la sua pratica. È molto prezioso diciamo, la prefazione di Gian Giorgio Pasqualotto, perché inizia qui molto puntualmente parlando di quelli che sono i mezzi per iniziare a dipingere, quindi a portare fuori se stessi, no? Mi piace molto l'idea di portare fuori se stessi, perché come nella pratica dello Zen, spesso diciamo, non dico che ci si mette da parte, però effettivamente inizia la pratica quando mettiamo da parte il nostro io come detto ego, e così accade anche nella pittura. Lui sottolinea quali sono i mezzi, no? Chiaro che per iniziare a dipingere, abbiamo bisogno di alcune cose, no? In Cina era importante il pennello, la carta, la seta, che la seta era molto preziosa, potete immaginare. La carta in Cina arrivò molto tempo prima che in Europa, no? Loro furono proprio gli inventori. E poi, ovviamente, l'inchiostro. L'inchiostro dice che era costituito da carbone e fuligine. E i temi che venivano trattati in quell'epoca, chiaramente a seconda anche delle dinastie, più o meno, no? Questi temi furono trattati a seconda anche di quelli che erano i cambiamenti delle varie dinastie, però se vogliamo parlare più in generale, sono stati catalogati, lui dice, 10 temi. Vi riassumo un po' quelli più importanti. Ovviamente il taoismo e il buddismo, quindi il buddismo ebbe una grandissima influenza, gli affari umani, cioè tutto quello che riguarda gli affari umani, anche economici, eccetera, e comunque come affari umani in generale, popoli, paesaggi, animali e vegetali, ecco. E in particolare tante volte noi vediamo i dipinti dei bambù. E questi sono i temi importanti. Anche oggi, ovviamente, i pittori hanno molti più mezzi di una volta, no? Però in Cina con pochi mezzi, diciamo, però essenziale, molto di qualità, facevano delle cose bellissime, no? E poi c'erano questi sigilli, no? Penso che abbiate visto che ogni calligrafo poi appone un sigillo che inizialmente era considerato solo una firma, quindi il timbro di quel pittore, la specifica di quel pittore che faceva quel quadro. Mi piace anche il fatto che Pasqualotto, Gian Giorgio Pasqualotto, professore, parla del Sutra del Cuore qui, che abbiamo recitato anche di mattina. Dice appunto il Sutra del Cuore, dice: la forma è vuoto, il vuoto è forma, che è uno appunto degli enunciati della Prajna Paramita e del Sutra del Cuore, dove appunto questo è l'essenza: la forma è vuoto, il vuoto è forma. E dice: questo si può applicare nella pittura. Dice che ogni forma non può essere tracciata dal pennello in modo netto e compiuto, con l'intenzione di renderla autonoma. Seconda cosa, dice, che sempre deve risultare presente lo sfondo vuoto da cui ogni forma emerge. Quindi diciamo che nel risultato di questo noi vediamo chiaramente un risultato estetico, però la forma è vuoto, il vuoto è forma, senza entrare troppo nello specifico, ha un grandissimo valore anche durante la fase della pittura. E
durante questa fase in cui appunto il gesto pittorico si esprime, il pittore lo vede quasi chiaramente. È sempre come appunto poi si dice successivamente e Marcello Ghilardi dice, il gesto pittorico nasce spontaneamente, ma ci sono delle qualità, no? Delle cose che sono peculiari e molto importanti per dipingere e riguardano anche, come nella pratica dello Zazen, il nostro corpo. Perché se avete visto dei pittori, soprattutto i calligrafi, magari non tutti i pittori, soprattutto adesso, non ci sono, penso, tante persone che dipingono, si usano anche altri mezzi, è sempre arte, chiaramente, visual art, piuttosto che altri mezzi con computer molto sofisticati. Però se vogliamo parlare di pittura, il calligrafo tiene il pennello in un modo particolare, quindi perpendicolare. Questa perpendicolarità, dopo che appunto lui ha assunto questa postura, comunque il suo corpo si deve muovere, no? Per iniziare a creare. Quindi le articolazioni del polso, del gomito, della spalla dovrebbero essere sciolte. E appunto la connessione a volte va via, va bene. Allora, riprendiamo, stavo parlando del gesto pittorico, no? Che appunto c'è questa fluidità del corpo che deve corrispondere ovviamente tra corpo, mente e spirito. E anche questo è uno dei concetti che viene preso in questo libro, ripreso in questo libro. Mi piace molto la definizione di gesto pittorico, dove dice: nel gesto pittorico accade l'incontro, e questo l'aveva accennato prima il maestro Tezuguen, tra dimensione fisica esteriore, cioè l'occhio che coglie la forma, la mano che la restituisce dipingendo, e la dimensione spirituale interiore, cioè il cuore e i sensi. E questo è molto importante, perché avviene questo senza censura, cioè senza censura non significa, cioè la censura di alcuni soggetti, ma senza censura, quando il pittore pratica, significa che tutto questo fluisce attraverso di lui. Non so se riesco a spiegarmi bene, perché praticando poi lo si sente, no? Quindi quando si parla di cuore, questo lo assumo anche alla nostra umanità, quello che succede a noi e alle potenzialità che ha l'uomo di far circolare la propria energia. E allora qui infatti a un certo punto, ecco perché anche mi piace molto questo libro, perché ritrovo questi concetti, far circolare un soffio, un chi. Questo soffio energetico non è solo nel soggetto che noi stiamo dipingendo, ma è anche in noi, e le due cose diventano uno. Quindi quando noi, per esempio, vogliamo dipingere un fiore, se iniziamo a definirlo, quindi a dire il fiore in questo momento viene colpito dalla luce, il fiore mi ricorda quando ero piccolo, il fiore è di qua di là, iniziamo a dare una definizione, iniziamo a perdere l'essenza del fiore. Allora, delle cose che dice questo libro è proprio lasciarsi contemplare dal fiore stesso e lasciare che il fiore venga a noi, e non noi con il nostro pensiero andare ad influenzare questa immagine. Allora lì ne coglieremo l'essenza e potremo esprimere anche con un solo gesto la natura essenziale di questo fiore, no? Quindi è vero che esiste la copia del vero, che è fondamentale, io l'ho fatta per anni e mi è servita tantissimo. Il fatto di copiare, e umilmente copiare, solo ed esclusivamente copiare anche diversi materiali, dalla statua di gesso, comprendere che la statua di gesso è gesso e che invece la carne è la carne, quindi
riuscire a esprimere questo attraverso una tecnica è importante, cioè mettersi lì, osservare e riportare, no? E vedere le differenze dell'incarnato anche, no? Di una persona viva piuttosto che di una persona morta, eccetera, eccetera, eccetera. E anche della natura stessa, no? Still life, della natura morta. La natura morta è stata dipinta in tantissimi quadri. E parlare di natura morta, non so, gli darei un'altra definizione. Dicevo che la natura morta è stata riprodotta da tanti artisti, no? E quindi riprodurre delle cose che semplici, come ad esempio le tazze o le bottiglie, eccetera, è veramente eccelso. Perché per esempio Morandi ha fatto questo veramente per tantissimi quadri, no? E se andiamo a vedere una mostra di Morandi, noi vediamo che ogni quadro è differente dall'altro, perché è la luce stessa che rende vibranti e differenti i quadri, no? E è la luce stessa che non definisce i contorni, no? Ma crea la forma. E Shitao, in questo trattato, parla molto appunto anche del fatto del vedere, di cogliere la forma, che è quello che dicevo prima, no? Nel vedere, nella visibilità legata alla dimensione spirituale, è sempre importante anche la dimensione spirituale, risuona la nozione buddista di un vedere partecipo, mosso e commosso, alla fenomenicità cui assiste. Quindi diciamo l'artista si... è partecipe e compassionevole al fenomeno che vede. Quindi ve lo consiglio vivamente, Shitao, discorsi sulla pittura del monaco Zuccamara. Poi c'è un altro libro che è diverso, nel senso che questo secondo me, potrei definirlo forse più scientifico, ma comunque più, ovviamente questo è scritto da un medico psichiatra che si chiama Christophe André, e si chiama Dell'arte della meditazione, edizione Corbaccio. Dico scientifico, ma la parola è sbagliata, ovviamente. Comunque lui passa attraverso una serie di quadri molto belli per definire il concetto soprattutto di consapevolezza. Di che cos'è la consapevolezza? Nel senso di soprattutto ovviamente presenza mentale. Ringrazia i suoi maestri come Kobazin, quindi qui si tratta appunto più di mindfulness, che comunque è una pratica buddista che significa consapevolezza, presenza mentale soprattutto. La presenza mentale, come potete immaginare, è fondamentale quando appunto si dipinge, ma anche in tante altre occasioni. Io ho preso uno di questi quadri, ad esempio, perché ogni, diciamo, capitolo di questo libro, e questa è anche la sua bellezza, ha un titolo. Non so, per esempio, uno si intitola Allertare l'attenzione per aumentare la consapevolezza. Un altro si intitola Dare spazio alle proprie emozioni. E a ogni capitolo lui associa un quadro, ma non lo analizza come uno storico dell'arte, perché l'arte si può vedere in diversi modi, chiaramente, no? Si può sentire, no? Ci sono gli storici dell'arte che possono fare un'analisi del quadro in un certo modo storico, e ci sono quelli magari anche che, come noi, come quello che abbiamo fatto al Museo del Novecento, che abbiamo proposto appunto anche di associare i quadri ad alcune storie zen, oppure la meditazione davanti a un quadro. E io ho visto questo quadro che mi piace molto. Il capitolo si chiama Non essere altro che una presenza, è di Giorgio Della Tour, tra l'altro una mostra che avevo visto prima che iniziasse questa emergenza, che non chiamerei più emergenza ma stato di fatto ormai, e si chiama La Maddalena Penitente. Guardate, ve lo faccio vedere.
Allora, qui la Maddalena appunto è in uno stato intimo, come tanti quadri di Delatour, dove c'è molto la luce di solito dà vita al quadro, ma la luce è espressa solitamente solo da una candela o due, come in questo caso. La Maddalena qui è assorta, non sta, è di fronte a uno specchio, ma in realtà non sta guardando lo specchio, perché l'altezza dei suoi occhi è più alta, lo specchio è più basso, e lei addirittura ci dà le spalle al quadro. È in un suo momento e ha addirittura un teschio sulle gambe, no? È in un momento che è intimo, dove appunto si possono pensare tante cose, le può pensare al suo passato, eccetera, ma è in un momento in cui anche gli abiti, no, sono sciolti, come se lei si fosse svegliata di notte, non so se mi è mai capitato, e così sente una profondità e si coglie questa profondità, ed è spoglia, pacifica, nell'intensità, dice, dell'attimo presente. È un quadro molto intenso, infatti. E c'è una frase di Nietzsche dove dice: ho smesso di credere ai grandi avvenimenti accompagnati dal ruggito e dal fumo, e credimi, ti prego, mio caro fracasso d'inferno, i più grandi avvenimenti non sono le nostre ore più rumorose, bensì quelle di maggior silenzio. Infatti qua si coglie molto il raccoglimento, il silenzio. Il raccoglimento significa però, soprattutto veramente adesso, sarebbe utile, no, raccogliersi. Prima era una pratica più facile, diciamo che nel nostro continuare a fare l'abbiamo un po' persa, però per esempio ci sono adesso i medici che stanno andando a fare cose molto importanti, gli infermieri, no? Se loro avessero la possibilità di raccogliersi un attimo e poi di andare ad aiutare e a ricevere i malati, sarebbe molto importante per loro, avrebbe veramente un grande senso, no? Perché noi sappiamo tutti l'importanza di quello che stiamo facendo, però raccogliersi significa proprio trovare un proprio centro e riabitarlo. E questo accade anche quando appunto un pittore fa questo, magari lo fa per un periodo più lungo, però ogni persona lo può fare, no? Raccogliersi nella vita moderna. Questa è una proposta soprattutto che possiamo fare chiaramente in questo periodo. Altri, diciamo, un'altra cosa che ho colto da questo libro, che questo è molto bello, però non c'è mai tempo di dire tutti, dice: la banalità ci ha aperti all'umanità, perché noi l'abbiamo accettata, raccolta, ascoltata, guardata, sentita, amata. Ci risiamo, sono tornata forse. Allora, l'ultima cosa, poi vi lascio. Allora, a me piacciono molto i gatti, quindi ho preso questo libro, si chiama Il gatto filosofo, è un libro prevalentemente di immagini e di frasi. Allora, in quello che dicevo prima, di cogliere, lasciarsi cogliere appunto dalle cose, come per esempio, non so, ricordarsi che una tazza, per esempio, che non abbiamo mai visto, magari ce l'abbiamo impressa nella nostra mente perché è un ricordo ancestrale di una situazione quotidiana. Le situazioni quotidiane ci fanno ricordare i profumi, ci riportano a cose e noi non riusciamo neanche a capire perché accade. Meno male. C'è tante cose che preferisco che non vengano comprese, soprattutto con la mente, ma rimangano qua. Allora, questo è un disegno dipinto, c'è un gatto e viene colto bellissimo in questa forma che si stiracchiano così, no? E il proverbio cinese dice: se il destino vuole il vostro incontro, vi ritroverete, anche se vi separassero migliaia di leghe, ma se il destino si opponesse all'incontro, anche se foste l'uno di fronte all'altra, rimarrete estranei.